E così siamo nel mondo del cinema, eh? L'avete comprato il biglietto? No, eh? Va bene, dai, venite qua, ci penso io. Oh, guarda un po' che accoglienza. C'era la nostra sigla. Forse qualcuno sapeva che saremmo passati di qui e ha fatto le cose per bene. Bello. Dunque, Stallo e Ollio, prima che un duo comico in grado di far ridere ogni generazione, erano attori. Prima ancora che attori erano uomini, ma vabbè, non voglio risalire all'analisi cellulare delle loro figure, tranquilli. Mi interessa per ora il fatto che erano attori. Cosa fanno gli attori? Beh, recitano, ovviamente. E per recitare in un film oppure in uno spettacolo teatrale occorre una grandissima preparazione. Il tutto però non dipende solo ed esclusivamente dal talento che uno può avere, ma bensì anche dall'applicazione di alcuni metodi standard. Uno di questi è stato proposto da questo signore qui. Konstantin Ser... Senti, fai tu. Konstantin Sergeevich Stanislavski. Grazie. Il signor Stanislavski era un attore, regista e scrittore russo famoso appunto per aver inventato il cosiddetto metodo Stanislavski. Ma scusa, hai un nome quasi impronunciabile, chiamalo, che ne so, metodo per recitare bene sto metodo. No, metodo Stanislavski. In cosa consiste questo metodo In cosa consiste questo metodo per recitare bene? Il metodo si basa sullo studio della psicologia del personaggio che si deve interpretare, cercando affinità tra il mondo interiore del personaggio e quello dell'attore. Praticamente cercando cose in comune tra il personaggio e l'attore, psicologicamente parlando. Appunto perché l'attore deve essere in grado di analizzare la psicologia di un personaggio, non è così facile applicare questo metodo e metterlo in pratica. Non basta che uno sappia recitare, deve anche avere buone doti di analisi in quel senso. Quindi come si fa? Diciamo che una delle tecniche è quella di associare un evento della vita del personaggio che si sta interpretando ad un evento della propria. Tipo per esempio, il personaggio soffre per la morte della moglie? Ecco, l'attore può associare la morte della moglie del personaggio che interpreta alla morte di uno dei suoi familiari. Questo è solo un esempio stupidissimo, alla fine io non sono un attore quindi non posso parlare. Cioè, avete visto che non riesco nemmeno a fingere di sapere le cose di cui parlo, figuriamoci se riesco a fingere di essere un attore. Dai, spostiamoci da qui. Questo metodo si basa sulla psicologia del personaggio, e l'ho detto già mille volte. Ma che cos'è la psicologia? La psicologia è la disciplina che studia il comportamento e la mente attraverso lo studio dei processi psichici, mentali e cognitivi nelle loro componenti consce e inconsce. Ok, basta che se continuo a leggere questa definizione sfociamo pesantemente nella supercazzola. Diciamo che è una disciplina che studia il comportamento degli individui. Passeggiando su questa strada riguardante gli esperimenti sulla psicologia delle persone vedo tantissimi esperimenti diversi Ecco, sapete, a volte può capitare di avere così tante scelte davanti che non si sa quale scegliere, si resta bloccati nell'indecisione. Era quello che pensava in un certo senso Giovanni Buridano. Lui diceva che un essere umano è sempre in grado di fare la scelta giusta perché si basa sul suo intelletto, e pensava che se uno si trova a decidere fra delle alternative completamente identiche, non sarebbe in grado di scegliere e rimarrebbe bloccato per l'imbarazzo della scelta. Non aveva tutti i torti, mi sta capitando proprio questo. Ok, il pensiero di Buridano ha senso se viene posto in questi termini, ma sembra proprio insensato e banale se si pensa a questa storiella, conosciuta come il racconto dell'asino di Buridano. Questa storia parla di un asino affamato e assetato, che si trova in una stalla nella quale gli vengono portati ogni giorno due sacchi di avena e due ciotole con l'acqua. E niente, questo alla fine muore di fame perché non sa cosa scegliere e appunto resta bloccato senza mangiare e bere. Va bene, non vogliamo fare la stessa fine, no? Andiamo a caso senza pensarci troppo. Questo esperimento, per esempio, è curioso. L'esperimento carcerario di Stanford. Con questo esperimento si voleva dimostrare che non è vero che il comportamento abusivo e violento delle guardie all'interno dei carceri dipenda da disfunzioni della personalità dei carcerati e delle guardie. In poche parole, volevano dimostrare che le guardie nei carceri non fanno le stronze perché sono sadiche e i detenuti si comportano male. Quindi cosa hanno fatto per dimostrare questa cosa? Hanno preso un insieme di 24 persone comuni, non criminali, tipo voi diciamo, normali, e le hanno chiuse in un carcere affidando a ciascuno un ruolo. A 12 di loro sono state fatte indossare divise con un numero sia davanti che dietro, un cappello di plastica e una catena a una caviglia, e gli è stato imposto di rispettare rigide regole. Agli altri 12 è stata fatta indossare un uniforme con occhiali da sole riflettenti, manganello, fischietto e manette, e gli è stato detto che potevano fare qualsiasi cosa per mantenere l'ordine. Praticamente il primo gruppo erano i prigionieri e il secondo gruppo erano le guardie.
Il ricercatore che conduceva l'esperimento invece interpretava il ruolo di direttore del carcere. E cosa hanno fatto questi qua nel carcere? Niente, il primo giorno erano tranquilli e collaboravano tutti quanti fra loro, poi hanno cominciato a impazzire. Già il secondo giorno tutti hanno cominciato a immedesimarsi completamente nei loro ruoli. I prigionieri insultavano le guardie e le guardie li intimidivano e gli facevano fare cose umilianti, tipo fare bisogni nei secchi senza farglieli svuotare, cantare canzoni oscene e pulire le latrine a mani nude. Dopo pochi giorni i detenuti hanno smesso di fare bordello e si comportavano in modo passivo, sembravano assenti e disturbati emotivamente e anche depressi. Le guardie invece erano piuttosto sadiche e godevano della situazione di potere. Dopo aver visto per 5 giorni questo inferno, la moglie del direttore del carcere gli disse: "Oh, ma fai schifo proprio, è orribile quello che stai facendo a queste persone." E lui decise di porre fine all'esperimento facendo felici tutti i detenuti e scontente tutte le guardie. Gli piaceva a loro, eh? Ma chi è che interpretava il ruolo di direttore di questo carcere? Vediamo. Era Philip Zimbardo, lo psicologo che ha avuto quest'idea. E cosa ha dimostrato, quindi? Ha dimostrato che quando qualcuno si trova in un gruppo di persone, perde la sua identità e il suo senso di responsabilità, cominciando a non preoccuparsi più delle sue azioni e diventando più aggressivo. In altre parole, nel caso in cui si è in un gruppo, il modo di comportarsi dipende dal contesto in cui ci si trova. Non solo, con questo esperimento ha anche dimostrato che le persone a cui viene attribuito un potere tendono ad abusarne. Zimbardo stesso ne abusava, visto che continuava a farle torturare senza intervenire. Meno male che poi è intervenuta sua moglie. Tutto questo è stato battezzato da Zimbardo come effetto Lucifero e sono stati realizzati molti film che ne parlano. Il nome effetto Lucifero è molto inquietante, ma è anche molto azzeccato perché ci sono episodi realmente accaduti che si possono ricondurre esattamente a questo esperimento. L'episodio più famoso è quello capitato alla reale prigione di Abu Ghraib in Iraq. Nel tempo in cui gli Stati Uniti avevano invaso l'Iraq dopo la guerra, venne fuori su tutti i giornali questo scandalo di Abu Ghraib, dove vennero diffuse diverse foto che mostravano come i militari statunitensi maltrattassero e umiliassero i detenuti di quel carcere, praticando stupri, abusi sessuali e torture e omicidi. La cosa inquietante è che questo è esattamente quello che è successo nell'esperimento di Zimbardo, con le dovute proporzioni ovviamente. Nell'esperimento non avrebbero mai permesso di fare cose del genere, era pur sempre un ambiente controllato. Secondo la teoria di Zimbardo, anche quello che capitava nei campi di concentramento controllati dai nazisti è molto simile a quello che è successo in questo esperimento. Sempre con le dovute proporzioni, ovviamente. Non è che i nazisti perdevano il controllo proprio a causa di questo effetto. Quello descritto prima è solo uno dei tanti comportamenti strani che la mente umana può avere. Esistono molte altre malattie mentali e sindromi che possiamo trovare qui facilmente sulla nostra strada. Ne vediamo 6, facciamo come le top su YouTube che attirano parecchie visite di solito. Le 6 malattie mentali più pazzesche assai. La sindrome di Alice nel Paese della Meraviglia porta a farti vedere gli oggetti attorno a te molto più grandi o molto più piccoli di quanto non siano in realtà, esattamente come Alice. La sindrome di Cotard porta la persona a credere di essere morta, di non esistere più o di aver perso tutti gli organi interni. È anche conosciuta come sindrome dei cadaveri che camminano. Il delirio di Capgras porta a farti credere che i tuoi parenti e i tuoi familiari siano stati sostituiti da sosia impostori. L'inserzione del pensiero ti porta a credere che i pensieri nella tua testa non provengano da te, ma da persone sconosciute che ti controllano. La sindrome di Parigi è uno stato d'animo che vivono i turisti in visita a Parigi quando rimangono delusi dalla città. Porta ad avere allucinazioni e ansia. Sembra una scemenza, ma molti turisti, per lo più giapponesi, ne soffrono ogni anno. La sindrome di Gerusalemme. Già, Parigi non è l'unica città che causa problemi ai turisti. I turisti in visita a Gerusalemme possono diventare ossessionati dalla città al punto da indossare tuniche, cantare inni e gridare versi della Bibbia in pubblico. Non riesco a immaginare come sia possibile una cosa del genere, non vi nascondo che sto trattenendo a stento le risate. Non dovrei ridere, lo so, sono una persona cattiva. Sai che facciamo? Adesso ci andiamo noi a Gerusalemme, vediamo se siamo immuni a questa cosa o se ce la becchiamo pure noi. Gerusalemme è chiamata la città eterna, è un luogo pieno di storia e tutto questo si percepisce anche soltanto girando per le sue strade come stiamo facendo adesso. È ricca di monumenti e... Ascolta, figlio mio, l'istruzione di tuo padre e non rifiutare l'insegnamento di tua madre, poiché saranno un fregio di grazia sul tuo capo e monili al tuo collo. Ma cosa mi prende? Se sei sapiente, lo sei a tuo vantaggio. Se sei spavaldo, tu solo ne porterai la pena. Ma che cavolo è? La saggezza dell'uomo accorto sta nel discernere la propria strada, ma la folla degli stolti non è che inganno. Ragazzi, c'è qualcosa che non va, ho bisogno di riposarmi. Ci sentiamo presto, ok?